ha dichiarato che bisognerebbe sapere in tempo reale se una persona è già entrata e ha ricevuto un'espulsione, cosa che non può avvenire perché ci sono migliaia di sbarchi mensili. Quindi se sì, da una parte c'era il procedimento di espulsione, dall'altra non c'è stata la possibilità di verificare se effettivamente questo cittadino marocchino uscisse effettivamente dall'Italia. E questa chiaramente è una grande falla all'interno del nostro paese ed è una grande falla anche all'interno del lavoro che sta portando avanti. Ha parlato del fatto che non ci sono evidenze che il cittadino marocchino fosse in Italia. Io non so, forse non ha letto i giornali ieri pomeriggio e stamattina, ma risulta che molto probabilmente sia uno scambio di persone. I PM hanno detto di voler aspettare le carte da Tunisi prima di confermare o meno il fermo. Stando alle dichiarazioni di una docente ai registri di classe, il cittadino marocchino ha frequentato regolarmente le lezioni in una scuola per stranieri di Trezzano e ci sono le dichiarazioni della madre e anche di alcuni vicini di casa che dichiarano che il cittadino marocchino era effettivamente a Trezzano durante la strage di Bardo. Quindi chiaramente queste cose insomma, le informo io di questo perché evidentemente non ha letto i giornali tra ieri sera e oggi.